istante sentiremo Claudio Tollis, che anche lui sta per avvicinarsi, per Sardegna al centro. Con lui toccheremo i temi più importanti che riguardano soprattutto la nostra isola. Restate con noi, tra qualche istante Claudio Tollis ai nostri microfoni, vi ricordo di seguirci su Instagram e poi l'intervista completa la potete seguire sui nostri canali social di Facebook. Bene, eccoci qua con Claudio Tollis, candidato per il Consiglio regionale. Intanto un doveroso ringraziamento all'amico Leandro Serra in questo meraviglioso locale. Lui ci ospita e ci dà il conforto di questa meravigliosa accoglienza. Claudio Tollis, Sardegna al centro 2020, il motivo intanto di questa tua candidatura. Sei un veterano tu della politica locale, ma soprattutto sei una persona che ha sempre guardato anche un pochino più in là. Intanto, buongiorno a te Roberto e buongiorno al pubblico che ci segue. La motivazione è una motivazione, come dire, classica. Io ho sempre avuto e continuo ad avere la convinzione che la politica serva per organizzare al meglio il nostro convivere civile. E oggi ci si candida e ci si mette insieme perché ci sono temi che da soli non riusciremo a risolvere. Vedi la sanità, vedi i trasporti, vedi tutta una serie di attività che hanno necessità di stare all'interno della cosiddetta stanza dei bottoni. Perciò bisogna che capiamo come comunità che c'è la necessità di avere un nostro rappresentante all'interno del Consiglio regionale, pur consapevole che la dimensione è quella di un territorio gallurese, che è quella di una situazione che deve portarci a migliorare il contesto della vivibilità nella nostra regione e nella nostra isola in particolare. Senti Claudio, a proposito della nostra isola, i temi sono diversi, molto scottanti. Tu hai parlato di sanità, hai parlato dei trasporti. Quale futuro per la nostra isola? Vedi Roberto, questa domanda mi impone di dare un taglio da visionario. Noi dobbiamo cercare di osare e di dare uno shock alla nostra comunità. Noi commettiamo spesso sempre lo stesso errore, cioè ogni anno riproponiamo le stesse cose e riproponendo le stesse cose speriamo che le cose cambino. Non è questo l'approccio che dobbiamo avere per dare una svolta di riconversione turistica al nostro paese. I temi possono essere legati al trasporto, alla mobilità, avere una visione di un'isola senza autovetture, faccio l'esempio, potrebbe essere un modello da creare per attirare tutto quel turismo che ha nella natura la sua sensibilità maggiore e ricerca quei posti dove si dà valore all'ambiente nel quale si vive. Certo, c'è da lavorare tanto, ma c'è da pensare che il futuro nostro bisogna immaginarlo fra 20 anni, 30 anni, probabilmente Claudio Tollis non c'è più, ma ci saranno i miei figli, dunque ho l'obbligo di lasciare qualcosa di concreto per consentire alle nuove generazioni di rimanere in questa comunità. Dunque, turismo, quindi prospettive, il turismo è il nostro futuro, intanto gli altri vanno avanti, ma noi siamo un po' fermi. Decisamente, perché purtroppo paghiamo lo scotto di un'economia che è stata, uso un termine che può sembrare antipatico, assistita, nel senso che l'economia militare e l'economia della presenza americana ci hanno un po' addormentato sul campo turistico e ci hanno fatto adagiare sugli allori. È vero che era una comunità ricca, è vero che si stava bene. Tutto questo oggi non c'è più. Perciò bisogna programmare e investire su un percorso che necessita di qualche anno. La nautica, il turismo, la formazione professionale sono temi che vanno declinati in un arco temporale ben preciso. Non si può pensare di realizzare una portualità in un anno. Per realizzare una portualità ci vogliono anni. Per formare una classe di professionalità ci vogliono anni. Dunque, oggi si tratta di programmare con decisione, di farsi sostenere dalla regione che ha un credito nei confronti della nostra comunità in generale, ma un credito che noi dobbiamo iniziare a riscuotere perché non possiamo stare così. Beni demaniali, è un tema scottante, tu sei un profondo conoscitore anche di questo argomento. Sui temi demaniali ovviamente giochiamo una partita importante e proprio a livello regionale è quella partita che in qualche modo dobbiamo cercare di vincere. Assolutamente d'accordo.
Il tema dei beni demaniali è regolato dalla legge 35 del 95, poi aggiornata con vari inserimenti di postille e commi che dovevano in teoria facilitare il loro utilizzo. Noi nel credito che ho ricordato prima nei confronti della regione, la carta che dobbiamo giocare è esattamente quella. Cioè, tu, regione, ci hai chiesto un sacrificio negli anni, ci hai chiesto un sacrificio per la gestione dei presidi militari, ci hai chiesto un sacrificio per la presenza americana. Ora è arrivato il momento che quei beni transitino nella disponibilità dell'amministrazione comunale e vengano soprattutto gestiti con la formula dell'accordo di programma, perlomeno quelli che hanno una valenza, diciamo, importante. Poi c'è tutto quel sistema di beni minori che insistono, faccio l'esempio, sull'isola di Caprera, che quelli dovrebbero venire trasferiti tout court nella disponibilità dell'amministrazione perché possono essere realmente una valvola di sviluppo per le future generazioni. Ci siamo già misurati su questo discorso in un breve scambio di pensiero attraverso una piattaforma social. E a proposito, il trasferimento dei beni demaniali all'attenzione della comunità locale, quindi dell'amministrazione locale, purché vi sia da parte della stessa una visione ben precisa. Assolutamente. La progettualità, la programmazione non sono termini vuoti, hanno un significato. Tutto quello che noi usiamo, guardate, nella nostra lingua, la lingua italiana ha una specificità, ha una varietà di vocaboli proprio perché ogni vocabolo definisce una situazione. La programmazione deve saper guardare oltre, io uso un termine spesso, lanciare il cuore oltre l'ostacolo, bisogna essere visionari per questo paese. Lo ritorno a dire, non possiamo rifare le stesse cose ogni anno sperando che le cose cambino. Dobbiamo andare oltre vuol dire creare le condizioni per l'utilizzo di quei beni incidendo nel contesto regionale. Perché la presenza di un consigliere regionale è importante? Perché bisogna modificare quella legge. Perché altrimenti quella legge impone che l'utilizzo di quei beni sia solo per finalità sociali o culturali. Non possiamo declinare tutto il nostro territorio in finalità sociali o culturali. O peggio ancora, quando vengono alienati dei beni, quelle risorse devono venire utilizzate per sistemare i beni di proprietà regionale. Cioè, dunque, la regione comunque continua a fare la padrona. Quindi dentro la programmazione, dentro questa programmazione, che è una programmazione ovviamente anche ad ampio spettro, non può rimanere fuori dal discorso il parco, l'ente parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena. Assolutamente no. Il parco, ho avuto la fortuna di vederne la genesi data l'età che oggi mi accingo a compiere. Dunque, sono stato tra l'altro tra i promotori dell'allora comitato provvisorio composto da componenti maddalenini in maggioranza. Perché? Perché c'erano veramente riposte in quella istituzione delle attese importanti. Però oggi dobbiamo dire la verità, quelle attese e quelle speranze sono state disattese. La tutela ambientale e i benefici che questa comunità doveva ricevere non sono arrivati solo i divieti che sono quelli che vengono percepiti come tali e non viene più fatta una programmazione pluriennale per consentire alle attività di poter godere di questi beni. Oggi è brutto usare questo termine, però dà in maniera significativa l'idea. Noi siamo davvero la piscina condominiale della Costa Smeralda, c'è poco da fare, cioè qual è il beneficio che abbiamo? Durante la notte capisco, i controlli non ci sono, ma durante la notte se uno fa un giro per l'arcipelago vede che ci sono centinaia di barche alla fonda. Dunque le soluzioni si possono trovare se c'è uno sviluppo turistico e un concetto di salvaguardia che consenta questo sviluppo. Poi va fatta e va spesa una parola per le nostre attività a mare. Le nostre attività a mare, e dico sempre la verità, sono state massacrate. Qual è il beneficio di essere maddalenino oggi per uno che ha un'attività a mare? Lo dico chiaramente, nessuno, cioè ne hanno benefici maggiori gli altri. Si sono visti i disciplinari stipulati in un certo modo. Si sono viste le potenze economiche delle società di charter che hanno preso autorizzazioni per centinaia di barche. E i nostri imprenditori locali che faticano.
sul turismo delle cosiddette barche da traffico, anche là una programmazione pluriennale. Non si può ogni volta dire da un anno all'altro si chiude questo sito, si apre questo sito, cioè va fatta una programmazione seria. Il parco, io sono ancora un convinto sostenitore che possa essere un volano, ma non senza una programmazione seria che duri nel tempo. Chiarissimo, chiarissimo il concetto, mi soffermo e ti chiedo veramente 10 secondi sul fatto che comunque non possiamo entrare in conflitto con le località rivierasche a noi vicine, perché altrimenti creeremmo comunque un disaccordo e un disallineamento di quello che è il turismo globale della Gallura rivierasca. Assolutamente, poi su questo svolge proprio un ruolo la regione. La regione è deputata a elaborare il cosiddetto piano socio-economico del parco. All'interno del piano socio-economico è evidente che bisogna tenere anche conto delle esigenze del territorio, ma oggi lo squilibrio è in negativo per i nostri imprenditori ed è a favore del resto del territorio. Poi il punto di equilibrio va trovato sicuramente perché non siamo soli al mondo, dobbiamo convivere anche con le altre realtà e mi auguro che questo sia davvero lo spirito con il quale il prossimo consigliere regionale Maddalenino si adoperi per il piano del parco. Siamo in chiusura, Claudio Tollis. Come sempre, lasciamo in ultimo un tema così scottante come quello della sanità. La sanità, io ho avuto modo di confrontarmi con chi ovviamente ne sa più di me, no? Poi ho cercato di documentarmi, di andare a leggere il famoso DM70 che ogni tanto sentite nominato in qualche dibattito, ne ho visto le peculiarità, sono andato a studiarmi la riforma sanitaria, insomma ho fatto un lavoro di ricerca e di approfondimento e sono arrivato alla conclusione che per le somme che vengono spese di sicuro c'è uno sperpero di denari e una cattiva organizzazione anche delle risorse umane. Non è vero che tutti i medici non ci sono, i medici ci sono anche nel nostro distretto, ASL numero 2. Vanno utilizzati in maniera tale che siano funzionali alla domanda che c'è di sanità da parte dei cittadini. Sanità che riduco in due termini: riduzione degli sprechi e riorganizzazione del personale. Dico un breve inciso solo per far capire come stiamo funzionando. Il nostro ospedale, il nostro nosocomio non ha posizionato nemmeno un pannello solare, ovvero si paga una bolletta all'incirca annua di circa 150.000 euro di costi di energia elettrica. Andrebbe fatto un discorso di efficientamento con un investimento iniziale che consentirebbe questo risparmio nel tempo, risparmio che si traduce sicuramente in nuovi macchinari, in nuovi servizi, in nuove strutture e probabilmente anche in nuove assunzioni, perché poi un bilancio si forma da tante voci, no? E se c'è un risparmio, quel risparmio viene utilizzato. Bene, perfetto, grazie Claudio Tollis, Sardegna al centro 2020.